Benvenuti amici di JizzChina.it nella recensione di Ukitel K10.000, un dispositivo che sicuramente detto addio alla bellezza e al design a favore della batteria da 10.000 mAh di cui è dotato. Andiamo a scoprire nell'utilizzo quotidiano come si comporta, ma soprattutto la batteria quanto dura effettivamente. Ed eccola dunque finalmente la recensione completa dell'Ukitel K10.000. Dico finalmente non perché mi sono trovato male con questo Ukitel K10.000, ma semplicemente per il fatto che è stata veramente un'impresa a far scaricare fino a zero la batteria di questo K10.000. Andiamo subito ad effettuare l'unboxing e vediamo cosa contiene la confezione di vendita, che innanzitutto troviamo qui nella parte laterale destra il dispositivo che vedremo fra un po'. Nel frattempo lo lascio in fase di accensione. Abbiamo poi la spilletta per la rimozione della SIM, che è integrata in questo pezzo di spugna di cui è composta la confezione di vendita, caricatore da parete con presa europea, ingresso USB ed uscita 2A, la ricarica veloce è un miraggio per questo dispositivo, anche perché 10.000 mAh sono davvero tantissimi, per cui anche con un caricatore da 2A sarà molto difficile avere una ricarica in tempi brevi. Abbiamo poi il cavo USB micro USB standard, con una differenza però nel connettore micro USB stesso, che è leggermente più lungo rispetto agli altri cavetti micro USB classici, per cui non riuscirete sicuramente ad utilizzare gli altri cavetti USB che avete in giro sparsi per casa, perché sul Ukitel K10.000 andrà leggermente corto, per cui la carica non verrà effettuata correttamente e soprattutto sul PC il dispositivo non verrà riconosciuto. Nella confezione di vendita tra l'altro mancano le cuffie auricolari, ma è presente un cavetto USB OTG per collegare lo smartphone che avete USB per l'appunto o hard disk esterni. Poi nella confezione è compresa anche una pellicola protettiva per il display, oltre a quella già preapplicata al momento del primo avvio del dispositivo già sullo schermo. Abbiamo poi cover in plastica rigida per andare a proteggere il dispositivo, anche se tra l'altro non ce ne sarà molto bisogno viste le sue dimensioni e le sue fattezze. Ed abbiamo poi nella parte inferiore della confezione quest'altro piccolo inserto che comprende i manualetti di istruzioni scritti anche in lingua inglese, veramente molto molto striminzito il manuale, con le istruzioni veramente molto rapide. Metto da parte la confezione di vendita, vi parlo subito del Ukitel K10.000 proprio dalle dimensioni molto 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 poco contenute, soprattutto sul fronte relativo al peso. Abbiamo 160.7 x 72.4 x 13 mm di spessore, è veramente molto grande questo K10.000 e lo si vede soprattutto nello spessore, che non è l'unico aspetto sotto il punto di vista delle dimensioni, proprio perché il peso è l'aspetto insomma che più colpisce, anche perché sono circa 330 grammi di peso per questo dispositivo, che con la sua batteria da 10.000 mAh insomma ha detto un po' addio al design e all'eleganza. Il dispositivo si presenta costruito interamente in alluminio, plastica in questo piccolo frame posteriore, mentre nella parte posteriore stessa del dispositivo si presenta con questa griglia anch'essa in alluminio, con un logo a forma di toro che probabilmente sembra stare a dimostrare proprio che questi produttori cinesi sembrano a fare la gara a chi ce l'ha più lungo anche in termini di batteria, anche perché la stessa Ukitel ha rilasciato, e di cui vi abbiamo anche parlato recentemente, i vari dispositivi come il K4000, K6000 e infine questo K10.000, proprio a dimostrare di come questi smartphone siano in grado di ottenere un'ottima autonomia. D'altronde comunque andiamo a vedere questo dispositivo, che si presenta con sulla destra il tasto di accensione blocco e spegnimento, bilanciere per la regolazione del volume, parte laterale sinistra con lo slot per relativo all'inserimento delle due SIM in formato micro, che tra l'altro ci permette anche di inserire una micro SD qualora si utilizzi il dispositivo in modalità singola SIM. Nella parte superiore invece abbiamo il jack da 3,5 per le cuffie, mentre nella parte inferiore abbiamo sulla sinistra lo speaker di sistema, sulla parte centrale invece il connettore micro USB. Questo è invece una sorta di tappabuchi per far sì che le due
due parti siano somiglianti, anche perché non è presente la griglia con lo speaker anche qui nella parte laterale destra, mentre abbiamo poi qui infine il microfono principale di sistema. Nella parte frontale invece abbiamo la capsula auricolare, i classici sensori di prossimità e di luminosità automatica, fotocamera anteriore e qui in basso i tre tasti a sfioramento non retroilluminati ma solamente con effetto metallizzato. A livello di scheda tecnica invece Ukitel K10.000 sicuramente non entusiasma più di tanto, si presenta con un classico MediaTek 6735, 1 GHz per 4 core, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibile, display da 5 pollici e mezzo con risoluzione solamente HD su un pannello di tipo IPS, camera posteriore da 13 megapixel qui con flash LED, sistema operativo logicamente Android Lollipop, oltre che una batteria non removibile da 10.000 mAh. Ma andiamo subito a vedere questo device come si comporta, partendo proprio dall'analisi del display con le classiche immagini di test. Partiamo qui con la griglia dei pixel per valutare anche l'angolo di visuale di questo display, che è probabilmente uno degli aspetti più deludenti da cui partire insomma con questa recensione. Vedete qui come tende a virare assolutamente i colori, anche tenendo poggiato lo smartphone in questa posizione. Se ci troviamo magari seduti di fronte, i colori tendono assolutamente a virare verso il grigio, lo potete notare anche voi stessi quando metto il dispositivo in questa posizione. Vedete poi invece i colori sono riprodotti in modo sufficiente, la qualità del pannello comunque non è altissima, vedete anche in questo modo i colori virano leggermente, non si ha una esperienza di visuale insomma eccezionale, per cui vi faccio vedere anche i neri e questi bianchi, che per quanto possano sembrare luminosi effettivamente sotto la luce del sole non riescono a dare insomma non riesce il dispositivo a dare il meglio di sé. Andiamo invece a vedere, vedete, vi faccio vedere infine questa immagine con le classiche cabine colorate, vedete anche qui come virano i colori con i vari angoli di visuale in cui muovo lo smartphone. Vi faccio vedere poi i video classici in full HD con estensione MP4, non ci sono problemi durante la riproduzione, anche se un pochettino lento all'interno degli spostamenti. Stesso discorso per gli MKV che vengono riprodotti, mentre i filmati in 4K non sono supportati dal dispositivo e viene riprodotto solamente l'audio. Ritorniamo al menu principale, vi faccio ascoltare anche le performance dello speaker in dotazione al dispositivo. Alzo il volume al massimo, prendiamo il classico brano di test. Vedete, la potenza dell'altoparlante sicuramente non è tra le migliori, il volume non è altissimo, ma qualitativamente l'audio comunque è accettabile, non ci sono grosse difficoltà, insomma, quando si va anche ad utilizzare il dispositivo tenendolo magari in tasca o in qualsiasi altra magari una borsa nel giaccone, non si hanno problemi nell'udire insomma l'arrivo delle notifiche. Andiamo invece a provare il gaming con Asphalt 8. Vi ricordo, il dispositivo si presenta con MediaTek 6735, una GPU Mali T720, per cui in fatto di hardware il dispositivo non è sicuramente molto ben dotato e fa dell'hardware insomma un aspetto quasi in secondo piano, anche perché se notate la scheda tecnica è composta tutta quanta di componentistica a basso consumo, per cui tra i processori meno energivori abbiamo proprio questo MediaTek 6735 che ci permette sempre di ottenere buone prestazioni su quasi ogni dispositivo in fatto di autonomia, per cui un display HD da 5 pollici e mezzo sicuramente una buona scelta, sempre per andare a risparmiare batteria, anche se comunque a livello di utilizzo poi non ci sono questi grandi benefici insomma nell'adottare una scheda tecnica così di basso livello secondo me. Poi adesso nell'utilizzo e poi più avanti vi spiegherò alcune pecche insomma dell'aver adottato un hardware non sicuramente tra i primi della classe. Vediamo anche la fase di caricamento iniziale, quanto tempo impiegherà. Già potete notare qualche micro lag nelle animazioni iniziali, nonostante tra l'altro il gioco non sia settato al massimo su questo dispositivo, proprio perché è presente un display HD che quindi non ci consente anche di andare ad abilitare i dettagli grafici al massimo. Proviamo subito qualche animazione, vedete il frame rate non è altissimo,
Ma tra l'altro comunque è costante e si riesce a giocare abbastanza bene al titolo, anche se comunque vi è qualche micro lag quando si vanno a provare le varie animazioni. Le prestazioni sono sufficienti, non c'è sicuramente un momento in cui eccelle questo dispositivo, soprattutto in gaming. L'ho provato anche con altri giochi per far scaricare insomma un pochettino la batteria di questo dispositivo, che sembrava non abbandonarmi mai. Per cui vi dicevo, nel gaming le prestazioni sono sufficienti, il frame rate non è altissimo, ma comunque è costante e vi permette di giocare tranquillamente anche ai titoli un pochettino più pesanti. Ritorniamo alla home, andiamo ad aprire il browser per provare la navigazione web. Andiamo su repubblica.it, su questo K10.000. Andiamo ad avviare la pagina, abilitiamo la modalità desktop sul browser stock del K10.000. Intanto vi ricordo che in quanto a ricezione del wifi, probabilmente uno tra gli ultimi smartphone che ho provato è forse il migliore. Si connette veramente in modo veloce a qualsiasi hotspot, anche con una sola tacca di connessione a disposizione, anche con mezza tacca di connessione a disposizione si connette praticamente ovunque, e riesce anche tra l'altro a funzionare con WhatsApp. Certo, se si va a riprodurre un video in HD su YouTube con una tacchetta non ci riesce, ma si riesce a fare le operazioni un po' più semplici, WhatsApp, qualche pagina molto light insomma sul browser, per cui ottima la ricezione del wifi, che tra l'altro è anche stabile quando acquisisce il segnale. La velocità di caricamento delle pagine è nella media, la fluidità all'interno del browser anch'essa è abbastanza buona, anche se le prestazioni migliori si ottengono con Google Chrome. Alcune applicazioni della suite di Google sono preinstallate a bordo del dispositivo, ma Chrome non fa parte di queste, quindi dovrete installarlo manualmente tramite il Play Store qualora vi dovesse interessare. Vedete qui pinch in e pinch out, doppio tap to zoom, non ci sono grossi problemi insomma durante l'utilizzo del browser. La tastiera è la classica tastiera di Android, non c'è la possibilità di scrivere tramite swipe, perché quella è la tastiera di Google, che comunque è installabile tramite il Play Store. A livello software invece, UKIDEL K10.000, vi dicevo, si presenta con Android 5.1 Lollipop, e tra le personalizzazioni a disposizione non troviamo grosse novità, se non appunto le gesture per sbloccare il dispositivo e la float gesture, che ci permette di andare ad abilitare queste piccole opzioni, come ad esempio bloccare lo schermo dalla modalità gioco che ci nasconde la barra di stato, e poche altre insomma piccolezze che sono tra l'altro poco utili durante l'utilizzo quotidiano. Per cui non ci sono personalizzazioni a livello di software, se non anche una modifica a livello dell'interfaccia e qualche aggiunta di applicazioni come Clean Master, Opera Mini e Power Saver, che ci permette di andare a risparmiare la batteria, anche se graficamente vedete sembra richiamare il risparmio batteria presente sui dispositivi Honor e Huawei, e comunque non servirà sicuramente a molto, anche perché vista l'autonomia sicuramente dopo circa 3 giorni di utilizzo vorrete andare a ricaricare il dispositivo anziché mettere la modalità di risparmio energetico. Andiamo invece a parlare di batteria su questo K10.000, e come al solito, come gli altri dispositivi UKIDEL di cui vi abbiamo parlato recentemente, non eccelle sotto questo aspetto. La messa a fuoco in buone condizioni di luce è comunque accettabile. Vi faccio vedere anche gli scatti che ho realizzato in questi giorni, e soprattutto le fotografie al buio sono veramente penose, anche se probabilmente un po' duro come termine, ma effettivamente è la realtà. Qui invece gli scatti in buona condizione di luce, la qualità dell'immagine sicuramente non è altissima, ma se visualizzate sullo schermo dello smartphone sono accettabili le fotografie. Camera anteriore che non entusiasma affatto, le parti in cui c'è un po' più luce rispetto al soggetto fotografato vengono bruciate, come ad esempio succede qui nella zona sinistra, mentre il soggetto principale, che in questo caso sarei io, non è messo bene a fuoco. Qui in buone condizioni di luce vi dicevo la foto esce praticamente sempre scura, sia in controluce, come giusto che sia, che anche in condizioni di luce normale. Non ci sono veramente condizioni in cui il dispositivo riesca a scattare delle fotografie decenti. Vedete qui al buio e con flash non siamo riusciti a scattare la fotografia, anche se effettivamente di luce naturale ce n'era, anche se
un qualsiasi altro smartphone avrebbe catturato qualche dettaglio in più. Qui invece, paradossalmente, sembra che io vi stia mostrando un'immagine completamente nera, e vi dico che l'unico dettaglio che il dispositivo è riuscito a catturare è questa piccola zona. Questa piccola zona che vedete qui illuminata, anche perché completamente al buio in una piccola villetta ho fotografato anche da vicino un oggetto, per cui non sono riuscito assolutamente ad avere dei dettagli all'interno della fotografia, che quindi in notturna non è assolutamente sufficiente, un voto praticamente pari allo zero quando si vanno a scattare fotografie in notturna con questo device. Mentre per quanto riguarda la registrazione video, essa avviene in full HD, la risoluzione massima, la qualità segue grosso modo anche quella delle fotografie, per cui accettabile in buone condizioni di luce, assolutamente bocciata quando si vanno a fare registrazioni video anche in notturna. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda sempre questo dispositivo l'aspetto proprio relativo alla batteria, che tra l'altro è una delle prerogative che ci daranno un suggerimento per acquistare questo dispositivo, anche perché tra le altre caratteristiche non ci sono punti che ci permetterebbero di scegliere questo dispositivo fra i tanti che ci sono in circolazione, per cui Ukitel K10000, 10.000 mAh di batteria presente sul device, circa 3 giorni di utilizzo utilizzando il dispositivo in maniera non molto stressante, si riescono ad ottenere persino 18-19 ore di schermo. Sembrerà paradossale a molti, ma vi assicuro che in realtà è così. Io con il mio utilizzo stressante, molto che molti video riprodotti Spotify proprio per cercare di metterlo alla prova più intensamente, ho raggiunto circa le 13 ore di schermo attivo con questo device, tenendolo sempre in modalità dual sim e collegandomi molto sporadicamente in wifi, per cui il risultato ottenuto quasi sempre fra 4G e molto poco wifi quando ero in casa, per cui autonomia sicuramente promossa, una delle migliori mai viste, se non la migliore vista su uno smartphone negli ultimi anni. In apertura vi dicevo anche che il dispositivo è dual sim. Nelle impostazioni del dispositivo abbiamo la possibilità di gestire le due schede come al solito sui device con processore MediaTek, per cui possibilità di abilitare e disabilitare una delle due SIM e di impostare come predefinita una delle due. Andiamo subito a provare il test della chiamata, il classico 119. Andiamo audio in viva voce. Vedete, qualità dell'audio in chiamata accettabile, la ricezione come il wifi è davvero uno degli aspetti più convincenti di questo dispositivo, tralasciando e mettendo da parte la batteria, che era uno degli aspetti più scontati del K10000, per cui anche la ricezione è buona, 4G completo in tutte quante le bande, compresa la banda 20 e la frequenza 800, per cui sotto nel reparto connettività non ci sono problematiche da evidenziare. Nell'utilizzo generale il dispositivo è un pochettino lento, per cui in qualche istante fa vi dicevo proprio come la scelta di adottare un MediaTek 6735 possa sicuramente aver beneficiato a migliorare l'autonomia del dispositivo, che tra l'altro era già ottima, ma ha sicuramente peggiorato leggermente le performance del dispositivo, che magari quando va ad eseguire un brano con uno streaming musicale tramite Spotify, si cerca di aprire Facebook o magari di rispondere ad un messaggio su WhatsApp, il dispositivo va completamente in panne e non riesce ad eseguire tutte quante le operazioni senza bloccarsi per qualche istante, per cui a livello di prestazioni ci sarebbe stato qualche modifica in più da fare sull'hardware. Vi ricordo inoltre che il dispositivo è venduto a meno di 200 euro, poi nella nostra recensione completa trovate il link per poterlo acquistare, recensione completa che ovviamente trovate linkata qui sotto nel nostro video, nel link in descrizione, per cui Ukitel K10000 in conclusione è un device sicuramente non indicato a tutti quanti gli utenti, è sicuramente un dispositivo con un'ottima autonomia ed è indicato soprattutto a chi cerca una buona autonomia e nient'altro di più, per cui chi cerca un'ottima autonomia e può fare a meno di design e prestazioni eccellenti, Ukitel K10000 potrebbe essere
essere il dispositivo più consigliato. Altrimenti, se cercate un bel design, sì, è certo soggettivo come aspetto, ma questo dispositivo, per quanto sia costruito in maniera eccellente, è davvero pesante, è davvero spesso, è da portare in tasca, è come se fosse un mattone. Per cui vi rimando alla nostra recensione completa con tutti i benchmark e i test effettuati su questo dispositivo, e anche per oggi è tutto. Un saluto da Nicola per GizChina.it.